attendibilità delle previsioni del bilancio. A questo è stato dato parere favorevole dai revisori dei conti e diciamo che forse per la prima volta, su insistenza del Presidente, si è riunita prima dell'assise la commissione consiliare per il bilancio. Ha stilato verbale e ce l'hanno anche fatto indicare nella delibera consiliare. Vi ringrazio. Innanzitutto vedo con soddisfazione il taglio alle spese che si evince anche dal capitolo di spese dell'assestamento di bilancio che stasera veniamo a discutere in consiglio comunale. È vero, è solo di 33.000 euro, quindi potrebbe sembrare inizialmente una somma irrisoria, però soprattutto in questo ambito, in questo contesto, non andiamo a vedere un discorso quantitativo ma un discorso qualitativo, quindi vediamo che nell'intenzione effettivamente c'è quella volontà di fare dei tagli delle spese, soprattutto in una situazione come quella attuale che vedo che porta il nostro comune e che non è delle più rose. Però per quanto riguarda il capitolo delle entrate, qualche piccola cosa io penso vada detta. Innanzitutto per quanto riguarda il recupero delle somme del condono. Giustamente ha detto l'assessore Balzano che è stato dato mandato ai funzionari di scrivere il ruolo coattivo, le somme non ancora incassate. Però domando all'assessore, perché oggi arrivare a questo quando magari erano dei provvedimenti che si potevano fare molto prima? Perché qua vedo delle somme non incassate come i corrispettivi Enel, l'ICI sulle aree fabbricabili, i proventi delle concessioni e queste voci qua. Io penso che vada un po' rivisto il sistema, l'impianto che comunque porta a riscuotere queste cifre, perché io penso che solo tramite una lotta concreta e dura all'evasione si può comunque cercare di dare ossigeno e dare un po' di slancio a quelle che sono le casse già disastrate di questo comune. Io guardo con molta fiducia al servizio che sarà esternalizzato nei prossimi mesi, alla ditta che interverrà a fare questo servizio nei prossimi mesi. Mi auguro che possa finalmente in maniera netta poter recuperare quantomeno le somme recuperabili, perché mi pare che siano anche delle somme che ormai sono andate in prescrizione e non sono più recuperabili, quantomeno che riescano a recuperare il recuperabile e cominciare a far uscire un po' tutto quello che di sotto c'è in questi anni e che per un motivo o per un altro non è stato possibile recuperare. Fermo restando diamo un giudizio negativo su questo assestamento, perché rispecchia in pieno la mancanza di capacità da parte di questa amministrazione di far fronte comunque a dei mezzi e a delle azioni, delle iniziative forti per recuperare le somme non ancora dovute al comune. Ringrazio il consigliere Lungo per l'apprezzamento che ha fatto nei confronti di questa amministrazione in relazione all'unica cosa che un'amministrazione, un consiglio comunale, una giunta può fare, quella di contenere le spese, perché l'unico atto politico che riguarda effettivamente la capacità decisionale che spetta alla politica e quindi alla capacità di gestione, o meglio di indirizzo e di controllo che spetta alla politica, è quella di decidere come e dove eventualmente impegnare le risorse che sono disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio. Quindi da un punto di vista politico un dato è certo, che l'impegno che questa amministrazione, questa maggioranza aveva preso con la popolazione di Succigo quando è stata eletta, che era quella di cambiare rotta, dare un taglio netto, un'inversione di tendenza all'indebitamento dell'ente che negli ultimi 10 anni era salito esponenzialmente, grazie anche all'assunzione di mutui, che peraltro non si era mai immaginato, non si era mai fatto un processo di capitalizzazione che ancora oggi stiamo tentando faticosamente di fare. E in ogni caso abbiamo trovato 2 anni e mezzo fa un ente sull'orlo del dissesto finanziario. Quindi l'unica cosa che responsabilmente può fare un politico quando si accinge ad amministrare un ente è quello di ridurre le spese che si ritengono superflue. Vabbè, in ordine al prelievo dal fondo di riserva, insomma, penso che sia abbastanza chiaro che è una questione veramente urgente
quella della salvaguardia e la sicurezza dei giovani, poiché c'erano stati due episodi di risse il sabato sera qui nella piazza, e quindi si è stato deciso di utilizzare questo tipo di attività. In ordine poi alla mancata azione relativa al recupero degli oneri, ricordo semplicemente, amo ricordare un brocardo latino che è ad impossibilia nemo tenetur. Se un'amministrazione più volte, come noi abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, abbiamo richiamato l'attenzione dei responsabili, dei dirigenti di ogni settore, abbiamo anche alternato e quindi sostituito responsabilità di settore, proprio perché la questione dei condoni ed altre questioni non venivano adeguatamente risolte, abbiamo anche valutato l'ipotesi di agire legalmente per il recupero delle somme, ma ciò non era possibile perché era necessaria ed è tuttora necessaria un'attività istruttoria conclusiva del condono che ancora non è stata fatta, poiché io ho visto che c'è stata una commissione che ha valutato i condoni, ma poi alla fine l'ultimo atto amministrativo è quello del dirigente, quindi se manca proprio quell'atto non si può attivare nessun tipo di riscossione coattiva. E certo che il problema ce lo siamo posti, lo hanno fatto rilevare anche i revisori dei conti, però in questi 2 anni un cambiamento l'abbiamo dato, appunto con l'accorpamento del settore, il cambio di dirigente. Certo, non è che gli si voleva dare tutte le responsabilità del mondo, è stato anzi forse una sua richiesta perché aveva deciso di andare altrove, però in ogni caso quella ci è stata data l'occasione per tentare di fare uno slancio in avanti. Ancora non ci siamo riusciti. E di questo veramente ne sono anche io fortemente addolorato e anche un poco adirato perché c'era stato più volte promesso in questi 2 anni, e se ben ricordo avevamo anche fatto un progetto proprio affinché si arrivasse con dei fondi, affinché si arrivasse alla definizione della questione dei condoni, e di questo anche io ne richiamo l'attenzione il direttore generale affinché faccia sì che l'ufficio, con le forze che oggi ci sono, e quindi speriamo che non ci sia bisogno dell'ausilio di ulteriori forze chiamate dall'esterno, possa giungere finalmente ad una chiusura del condono, che è un forte peso che noi ci portiamo su questo bilancio. Ciò detto, chiedo appunto l'apprezzamento per questo bilancio, ancor prima del voto di ogni singolo consigliere comunale, perché ancora una volta si evidenzia una gestione cristallina e trasparente delle finanze pubbliche, perché il taglio delle spese non sono spese superflue che sono state tagliate, anzi si è stato dato uno slancio alla parte sociale, è stato dato uno slancio alla cultura, ma c'è stato, al pari delle attività fatte, forse se andiamo ad enumerare le attività condotte nel campo sociale dall'assessore e nel campo della cultura e nel campo delle attività produttive, e io dico in tutti quanti i campi dei rispettivi assessori, il numero di attività e quindi l'attività seria, reale e concreta proposta a favore dei cittadini è forse ben maggiore, ancorché abbiamo utilizzato delle risorse minori. Passiamo alla votazione. Possiamo votare favorevoli? Assessore, votiamo per l'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità. Favorevoli 10. Contrari sempre 3. Lo stesso. Teniamo chiusa l'assemblea? Sì. Buonasera.